Il 2013 sarà un anno in crescita, cioè non con un PIL dal segno più, ma un anno con profilo ascendente. Lo sostiene il Premier Mario Monti. La crescita dipenderà ovviamente dal rilancio del mercato del lavoro. Della legge Fornero, che regola le disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, si è parlato stamani a Salerno nel corso di un seminario di studi organizzato dalla CISL. L'articolo 1 della legge Fornero si fonda, come è noto, principalmente su un concetto di mercato del lavoro inclusivo e dinamico, nel quale deve avere un rilievo prioritario il lavoro considerato subordinato, ossia quello ritenuto a tempo indeterminato, come forma comune di rapporto di lavoro. Viene poi valorizzato l'apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Un punto focale è costituito dalla volontà del decreto legge di rendere più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro. Sono previste inoltre norme destinate alla tutela e alla maggiore promozione dell'inclusione nella vita economica delle donne e dei lavoratori ultra cinquantenni. Un altro aspetto fondamentale della riforma del lavoro è l'individuazione della durata massima del contratto a tempo determinato, fissata in 36 mesi. Sono stati poi modificati alcuni articoli della legge in materia di licenziamenti individuali, in particolare introducendo una procedura obbligatoria di conciliazione preventiva per i licenziamenti per motivi economici. Al microfono di Viola Simonetti, il segretario della CISL di Salerno, Giovanni Giudice, anticipa una proposta che il sindacato farà al Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno. A giorni ci sarà un incontro con l'ASI, che è l'azienda che cura l'area industriale di Salerno, alla quale chiederemo di mettere a disposizione nuovi investimenti da parte di imprenditori interessati per riempire i contenitori vuoti della nostra area, non solo dell'area salernitana, ma di tutta l'area industriale della nostra provincia, alla quale chiederemo agli imprenditori di investire, perché troveranno qui un sindacato pronto a recepire il nuovo modo di fare relazioni, pronto a parlare di flessibilità, pronto a parlare di una nuova organizzazione del lavoro. Il dirigente dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, Alberto Acocella, si sofferma invece sull'avvertenza CSTP. Noi siamo fin dall'inizio stato attenti a evitare, proprio in questi giorni ci sarà da noi l'esame per il licenziamento e la messa in mobilità di questi lavoratori. Noi speriamo che attraverso una serie di strumenti di poter far costruire un percorso che possa prevedere attraverso contratti di prossimità o comunque contratti di solidarietà o comunque quello che imprese e sindacati nella loro autonomia riterranno opportuno di poter veicolare fino alla ripresa del piano trasporti, che vede la regione non come Ormella, come assessorato ai trasporti, regolatore e anche attore come finanziatore. Noi abbiamo fatto un'iniziativa molto importante, abbiamo creato un fondo di solidarietà per i trasporti, per il trasporto pubblico locale, stanziando 15 milioni di euro a favore delle situazioni, appunto, del trasporto pubblico locale in crisi, sia per contratti di solidarietà sia per azioni di formazione che possono rendere più competitivi questi lavoratori e anche per misure di facilitazione, di incentivazione al prepensionamento. Sicuramente noi abbiamo, quando abbiamo regolato questa materia, abbiamo tenuto presente quelle che sono le grandi aziende, in primo luogo anche il CSTP.